80 milioni per la cimice asiatica dà l'idea del fatto che il ministero non ha colto probabilmente la portata del problema, perché parliamo di circa 600 milioni di danni provocati dalla cimice, di cui un buon 60% nel bacino padano, su filiere di altissima importanza, qualità e valore aggiunto, pensiamo alle filiere frutticole in particolar modo, ma non solo. Abbiamo bisogno di risorse adeguate innanzitutto e soprattutto anche strumenti adeguati, non semplicemente rifinanziamento del 102 del Fondo Calamità Nazionali, su cui insistono tutte le calamità. Risorse adeguate, strumenti, un fondo dedicato per consentire ai territori e agli operatori di essere pronti già dalla prossima primavera ad affrontare in maniera risoluta e concreta questa emergenza.